Camille Comuni vi dà il benvenuto a un nuovo episodio di 100 Cuccioli. Oggi un episodio un po' speciale, infatti non sarà un episodio di gameplay nella fattispecie. È per questo che siete tristi, ragazzi, non fatemi quelle facce. No, perché oggi andremo a modificare la casa, ristrutturarla a seconda delle direttive datemi da Sara con l'aiuto anche di Alexander. Però diciamo che l'idea di base è di Sara, infatti ha sfruttato gli ultimi giorni a studiare come poter mettere a posto un po' la casa, arredarla a suo gusto, perché c'è tanto zampino di Michelle in questa casa. E poi è piccola in effetti, con 5 cani più... 6 cani, 5, più... probabilmente un futuro bambino dovremo ricavare lo spazio necessario, per cui rifare alcuni ambienti, migliorarne, cioè aggiungerne altri, eccetera, eccetera. Per cui in questo episodio faremo uno speed build. Per cui io direi che senza perdere ulteriore tempo, cominciamo con questo speed build e ci ritroviamo alla fine del video per un breve commento.
We'll be right back.
È stata un po' dura perché io non sono abituata a costruire, per cui sì, dopo un po' mi stufo, diciamo, o perdo concentrazione. Comunque, vi spiego un po' che cosa ho fatto, a parte i vari aggiustamenti che farò poi io off camera. Prima di tutto, separato la zona cucina dalla zona soggiorno e ne ho create due diverse. E qua nel mezzo ci sta tutta la parte dedicata ai cani. Qua sì, si faranno feste, diciamo che questo ho deciso di lasciarlo così com'era perché Michelle quando si è trasferita qua ha iniziato esattamente così, diciamo, questi due elementi sono sempre stati qua e mi spiaceva spostarli e quindi li ho lasciati, ho voluto lasciarli lì. Poi come vedete lo stile di Sara è molto colorato, diciamo. Ho utilizzato lo stile di Selvadorada più che altro, che non ho mai utilizzato prima. Sinceramente, devo ancora capire se qua mi piace o meno. Diciamo che le piastrelline non mi fanno impazzire. Però vabbè, questo è l'aspetto della cucina. Poi ci saranno delle decorazioni in più man mano che gioco da sola, perché io sono impedita a trovare le decorazioni nella modalità costruisci, per cui man mano che le trovo le metto. Poi qua. Sì, volevo utilizzare altri pack, a dire il vero. Volevo utilizzare più tipo quello sul cinema che io ho acquistato da relativamente poco e quindi non ho mai avuto la possibilità di utilizzare l'arredamento presente nel pack. Però poi alla fine diciamo che non riuscivo ad abbinare bene le cose. Stessa cosa mi è successa, come avete potuto vedere. Qua. Ho avuto un po' di difficoltà a trovare l'abbinamento, la quadra, diciamo, nel bagno, nel secondo bagno e in camera. Tra l'altro, qua devo ancora finire, ma lo finirò da sola a questo punto. Più che altro, sì, devo decorare ancora il bagno e soprattutto la camera di Sara e Alex, che diventerà questa, chiaramente. Voi cosa ci vedete? Perché qua volevo lasciare uno spazio per le attività sia di Sara che di Alex, però ancora non li conosco bene, devo prendere ancora un po' di confidenza con loro due, per cui non so esattamente cosa mettere. Vedremo strada facendo a questo punto. E qua ci sarà uno studio, penso, o la camera di un futuro bambino. Però la camera del futuro bambino volevo più che altro lasciarla qua, sarà un po' un'area giochi oltre che camera, perché è anche più grande. Questa intanto l'ho lasciata così com'era la stanza di Daniel. Semplicemente diciamo che sì, il futuro bambino avrà questa come camera. Questa potrebbe essere una nursery, se riesco a dirlo, all'inizio e poi eventualmente uno studio, ecco. Poi mi piace molto ed è una cosa che adoro. Io adoro questi spazi aperti, tipo da sopra si vede sotto, non so perché. A me piace tantissimo, così come è venuto. La volevo un po' più moderna, a dire il vero, ma poi alla fine ho deciso di seguire quello che penso sia lo stile di Sara. Anche lei è molto colorata di solito, si veste molto. Diciamo che Sara è una Michelle all'ennesima potenza, ecco. Quelle che erano le caratteristiche di Michelle, Sara le ha esasperate. È un po' lei la sua erede, più che Alex. Vabbè, poi col tempo si vedrà. Giustamente va un po' tutto aggiustato, però più o meno l'aspetto e la disposizione anche non dei mobili, comunque degli ambienti, adesso è questa. Spero che vi piaccia. Se vi è piaciuto questo speed build, più che build era un arredamento di casa, mettete mi piace, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, se volete darmi consigli sempre ben accetti perché io sono una capra a costruire e arredare, per cui se avete dei consigli fatemeli, ditemeli, lasciatemeli, tutti quelli che volete, a me fa sempre molto piacere. Iscrivetevi se siete nuovi per continuare a seguire la vita di Alex e Sara che è appena cominciata in questa casa, anche se la casa non è nuova, ma sono gli eredi della generazione che viveva qui in precedenza. Però se volete
continuare a seguire la loro vita insieme appena iniziata, iscrivetevi, ma anche per seguire le altre mie serie, di cui trovate i link in descrizione, così come i link ai social e ai canali dei miei amici youtubers. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda, stupenda giornata! Ciao a tutti! Waxlander, Waxlander,